Benvenuti nel mondo dei podcast della Verità. Buon ascolto. Sono Sergio Giraldo, scrivo per La Verità e questo è Mai Dire Blackout, il podcast della Verità che fa il punto su quanto è accaduto durante la settimana nel mondo dell'energia, della cosiddetta transizione ecologica e delle commodity, dando uno sguardo alla stampa internazionale. Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, 2/3 vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, la speculazione immobiliare. È una stronzata. C'è il 90% degli americani là fuori che sono nullatenenti, o quasi. Io non creo niente. Io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. E tu ne fai parte. La lezione di Gordon Gekko al giovane Bud Fox nel film Wall Street di Oliver Stone. Le notizie, le guerre, le carestie, il prezzo di uno spillo. È il libero mercato e tu ne fai parte. Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mai Dire Blackout. E iniziamo questa puntata parlando di petrolio, perché negli Stati Uniti sono in corso una serie di gigantesche operazioni di fusione e acquisizione tra operatori del settore. Un'ondata che sta portando ad una concentrazione del settore a suon di miliardi di dollari. Ci sono molte notizie in merito questa settimana. Noi scegliamo un commento del Financial Times anche perché ci dà qualche notizia in più per una volta su una compagnia europea, o meglio portoghese, la Galp. La trivellazione è tornata di moda e all'improvviso gli azionisti vogliono parlare ancora una volta di esplorazione e produzione, secondo dirigenti e analisti del settore, e dunque non più soltanto di shale oil. I gestori dei portafogli finanziari non guardano tanto al mercato dello shale americano, perché anni di richieste da parte degli azionisti di ridurre le trivellazioni e di aumentare il flusso di cassa per i riacquisti di azioni hanno costretto il paese al consolidamento. L'anno scorso, secondo la US Energy Information Administration, le operazioni di fusione e acquisizioni sono più che raddoppiate dal 2022 a 234 miliardi di dollari di valore. Le varie operazioni includevano quella di ExxonMobil, ovvero l'acquisizione da 64 miliardi di Pioneer Resources, l'acquisizione da 26 miliardi di dollari di Diamondback per la Endeavor Energy e l'acquisizione da 12 miliardi di dollari da parte di Occidental della società privata Crown Rock. Nel bacino del Permiano, la regione più produttiva dello shale americano, ora 5 aziende possiedono la metà delle risorse. Gli investitori, con un gusto per l'esplorazione di frontiera, hanno invece apprezzato le scorte petrolifere nell'Orange Basin della Namibia. Il mese scorso, infatti, la portoghese Galp ha annunciato risultati promettenti dopo aver iniziato a trivellare soltanto due dei molti pozzi possibili. Le sue azioni sono aumentate del 24% in un mese, anche se una vera produzione da queste scoperte arriverà non prima dell'inizio del prossimo decennio. Con un multiplo di 5,7 volte il margine aziendale previsto, le azioni di Galp valgono quasi il doppio della media di 2,9 volte dei 7 grandi gruppi internazionali di esplorazione e produzione, i più grandi appunto al mondo. Ciò potrebbe non tanto riflettere un eccesso speculativo, ma appunto una nuova fame di idee di esplorazione petrolifera. C'è stato un cambiamento epocale
nell'interesse degli investitori, ha affermato un amministratore delegato di una grande società di E&P, cioè di Exploration Production. La scoperta di Galp potrebbe essere, insomma, per il settore intero una svolta. Ed ora ci occupiamo di Cina e del minerale di ferro. Ne parla Reuters in un lungo articolo questa settimana. Una serie di misure di stimolo annunciate da Pechino all'inizio di questo mese prevedono fino a 138 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti immobiliari, un allentamento delle regole sui mutui e la possibilità per i governi locali di acquistare alcuni appartamenti per eliminare gli eccessi di offerta di case rimaste invendute. Il prezzo spot del minerale di ferro è stato inizialmente sostenuto da questo sostegno politico al settore immobiliare. Ma dopo un breve rialzo il contratto è tornato a scendere, perché la questione per il mercato è quanto velocemente il sostegno aggiuntivo al settore immobiliare da parte del governo di Pechino si tradurrà in una maggiore domanda di acciaio e quindi nella domanda di minerale di ferro, che è la materia prima chiave. La preoccupazione è che anche se le nuove misure riuscissero a rilanciare un settore che a un certo punto rappresentava il 25% del prodotto interno lordo cinese, ci vorranno diversi mesi e probabilmente molto di più affinché le nuove costruzioni aumentino significativamente la domanda di acciaio. Ciò significa che la domanda di minerale di ferro in Cina, che, lo ricordiamo, acquista il 75% dei volumi globali, rimarrà in gran parte dipendente da altri settori come quello manifatturiero e delle infrastrutture. E qui le notizie sono contrastanti, con alcune aree della seconda economia mondiale che hanno registrato buoni risultati, mentre altre continuano a fare fatica. I profitti industriali cinesi sono tornati a crescere ad aprile e l'aumento dei profitti è arrivato proprio quando la produzione industriale è cresciuta del 6,7% su base annua ad aprile, in gran parte a causa delle forti esportazioni. Le vendite al dettaglio sono rimaste deboli, guadagnando solo il 2,3%, il livello più basso da dicembre, mentre la crescita del credito è calata. Insomma, i segnali economici incerti della Cina indicano che il valore del minerale di ferro ha fondamentali economici deboli, cioè il quadro è tutt'altro che rialzista. Le importazioni cinesi di minerale di ferro dovrebbero rimanere stabili, ma all'interno di questo volume, sostanzialmente stabile, ci sono alcuni segnali ribassisti, con le scorte di minerale di ferro nei porti cinesi che sono in aumento a 145 milioni di tonnellate. Vale la pena notare che il consueto andamento stagionale delle scorte di minerale di ferro prevede che diminuiscano nel secondo trimestre, poiché le acciaierie normalmente aumentano la produzione prima del periodo di punta delle costruzioni estive. Ma la produzione di acciaio è invece stata molto debole, con la produzione di acciaio grezzo in netta discesa. Nei primi 4 mesi dell'anno la Cina ha prodotto 343 milioni di tonnellate di acciaio, in calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023. È probabile che il mese di maggio vedrà una ripresa della produzione di acciaio, mentre i produttori aumenteranno la produzione in previsione di una domanda estiva più forte, ma resta in dubbio se ciò sia davvero sufficiente a suscitare un rinnovato ottimismo nell'economia cinese e nel minerale di ferro. E torniamo in Europa, più precisamente in Gran Bretagna, perché dal Times di Londra veniamo a sapere che un parco eolico della società energetica SSE, la ex Scottish and Southern Energy, è stato colpito dalla più grande sanzione emessa dall'autorità di regolamentazione dell'energia, Ofgem, per aver addebitato prezzi eccessivi per ridurre la propria produzione di energia. La Beatrice Offshore Wind Farm Limited ha accettato di pagare 33 milioni di sterline a titolo di risarcimento dopo che Ofgem ha scoperto che il produttore aveva addebitato prezzi eccessivi per ridurre la propria produzione. Che cosa è successo in pratica? L'operatore del sistema elettrico nazionale inglese deve garantire che domanda e offerta di energia elettrica siano bilanciate in tempo reale. Se la rete
non ha la capacità di trasmettere tutta l'elettricità dalle centrali elettriche verso le aree di domanda dei consumatori, National Grid interviene e paga i produttori in eccedenza per spegnere le proprie centrali o per staccarle, e quelli nelle aree di maggiore richiesta per accendere le proprie centrali. Ciò viene gestito attraverso il meccanismo cosiddetto di bilanciamento, un mercato in cui i produttori presentano offerte a un prezzo per adeguare la propria produzione a salire o a scendere. È esattamente lo stesso meccanismo che avviene in tutti i mercati elettrici. Ma un'indagine separata condotta quest'anno da Bloomberg ha suggerito che dozzine di parchi eolici britannici, tra cui appunto questo Beatrice, che gestisce un parco eolico da 84 turbine al largo della Scozia nord-orientale, avevano sopravvalutato la loro produzione, aggiungendo milioni di sterline all'anno alle bollette elettriche dei consumatori. Eh sì, perché il meccanismo di bilanciamento ha un costo complessivo che poi viene ribaltato sul cliente finale in bolletta come componente aggiuntiva sui consumi. Ofgem ha affermato che i prezzi di Beatrice non riflettevano adeguatamente i benefici finanziari derivanti dalla riduzione della produzione e che alcune delle ipotesi utilizzate nella fissazione dei prezzi comportavano il rischio che il parco eolico recuperasse più del necessario per coprire i propri costi. Il pagamento della multa verrà effettuato nel fondo di risarcimento di Ofgem, che riceve i pagamenti dalle aziende e li inserisce in progetti per sostenere i consumatori di energia in situazioni vulnerabili. Ricordiamo che questo Beatrice è uno dei più grandi parchi eolici offshore della Scozia, si trova a circa 8 miglia al largo della costa e ha una capacità installata gigantesca di 588 megawatt. Torniamo a parlare di Cina e ce ne occupiamo con uno sguardo all'Africa. In realtà, il principale programma di cooperazione economica della Cina sta riprendendo dopo la pausa dovuta alla pandemia globale degli anni 2020-2022, con l'Africa al centro dell'attenzione. I leader cinesi hanno parlato di miliardi di dollari impegnati in nuovi progetti di costruzione e il record del commercio bilaterale come prova del loro impegno a sostenere la modernizzazione dell'Africa e a promuovere una cooperazione cosiddetta win-win. Ma i dati rivelano una relazione più complessa che è ancora in gran parte estrattiva e finora non è riuscita a tenere fede alla retorica di Pechino sulla Belt and Road Initiative, cioè la strategia del presidente cinese Xi Jinping per costruire una rete infrastrutturale che colleghi la Cina al mondo. Sebbene i nuovi investimenti cinesi in Africa siano aumentati del 114% lo scorso anno, essi sono fortemente concentrati sui minerali essenziali per la transizione energetica e sui piani della Cina per rilanciare la propria economia in crisi. Minerali e petrolio dominano il commercio tra Africa e Cina, mentre sono falliti gli sforzi per incrementare altre importazioni dall'Africa, compresi prodotti agricoli e manufatti, il deficit commerciale del continente con la Cina è aumentato a dismisura. I prestiti sovrani cinesi, che un tempo erano la principale fonte di finanziamento per le infrastrutture africane, sono al livello più basso degli ultimi due decenni e i partenariati pubblico-privati, che la Cina ha pubblicizzato come nuovo veicolo di investimento preferito a livello globale, devono ancora crescere in Africa. Il risultato è un rapporto più unilaterale di quanto la Cina afferma di volere, un rapporto dominato dalle importazioni di materie prime africane e che alcuni analisti sostengono contenga echi delle relazioni economiche dell'Europa dell'era coloniale con il continente. Insomma, qualcosa di molto simile all'impero britannico della fine dell'Ottocento, secondo alcuni osservatori. Alla Cina ovviamente questa immagine non piace e la Cina respinge questa narrazione. Però l'impegno della Cina in Africa è cresciuto rapidamente nel ventennio precedente la pandemia 2020.
le aziende cinesi hanno costruito in Africa porti, centrali idroelettriche, ferrovie in tutto il continente, finanziandosi principalmente attraverso prestiti sovrani. Ma secondo la Global China Initiative della Boston University, gli impegni di prestito annuali hanno raggiunto il picco di 28 miliardi di dollari nel 2016 e poi però molti progetti si sono rivelati non redditizi. Anziché attraverso investimenti dal fondo sovrano, oggi Pechino spinge le aziende cinesi ad assumere partecipazioni azionarie e a gestire poi le infrastrutture che costruiscono per conto dei governi stranieri in Africa, appunto. L'obiettivo è quello di aiutare le aziende ad aggiudicarsi contratti di valore più elevato e, dando loro la possibilità di partecipare al gioco, garantire che i progetti siano economicamente sostenibili. Alcuni dati mostrano che in questo modo gli investimenti cinesi nel 2023 hanno raggiunto 11 miliardi di dollari. Di questi, poco meno di 8 sono andati al settore minerario, come le miniere di rame in Botswana, che la cinese MMG ha acquistato per 1,9 miliardi di dollari, e alle miniere di cobalto e di litio in paesi tra cui Namibia, Zambia e Zimbabwe. La caccia ai minerali critici sta spingendo anche la costruzione di infrastrutture. A gennaio, ad esempio, le aziende cinesi si sono impegnate a investire 7 miliardi di dollari in infrastrutture nell'ambito della revisione di un accordo su rame e cobalto con la Repubblica Democratica del Congo. Anche le potenze occidentali e anche quelle del Golfo stanno correndo per guidare la transizione energetica mondiale, con Stati Uniti e governi europei che sostengono il corridoio di Lobito, un collegamento ferroviario per portare i metalli dallo Zambia e dal Congo alla costa atlantica dell'Africa. Secondo i dati doganali cinesi, lo scorso anno il commercio bilaterale Africa-Cina ha raggiunto la cifra record di 282 miliardi di dollari, ma allo stesso tempo il valore delle esportazioni africane verso la Cina è sceso del 7%, principalmente a causa del calo dei prezzi del petrolio, e il deficit commerciale è aumentato di ben il 46%. La Cina si è impegnata ad aumentare le importazioni agricole dall'Africa, ma tali sforzi per ora sono abbastanza insufficienti. A meno che le nazioni africane non riescano ad aggiungere valore alle loro esportazioni attraverso una maggiore lavorazione e produzione, dunque l'Africa non farà altro che esportare minerali grezzi per alimentare l'economia cinese. E infine parliamo della più nuova tra le operazioni di fusione nel settore petrolifero, perché in questi giorni ConocoPhillips ha accettato di acquisire Marathon Oil, valutando il suo rivale statunitense a 22 miliardi di dollari, mentre un'ondata di consolidamento investe l'industria petrolifera, come abbiamo già detto. L'acquisizione consegna a Conoco, uno dei maggiori produttori indipendenti di petrolio e gas, asset che si estendono dal North Dakota al Texas, rafforzando la sua posizione nei prolifici giacimenti di scisto negli Stati Uniti. La transazione, che dovrebbe concludersi nell'ultimo trimestre di quest'anno, è l'ultima di una serie di mega accordi che negli ultimi 8 mesi hanno rimodellato il settore energetico statunitense. ExxonMobil e Chevron lo scorso ottobre hanno concordato acquisizioni con valori rispettivamente di 60 e 53 miliardi di dollari, innescando un'ondata di accordi con aziende tra cui Occidental Petroleum e Diamondback Energy che hanno seguito l'esempio. ConocoPhillips, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 139 miliardi di dollari, era alla ricerca di un accordo e ha gareggiato per diverse settimane con il suo rivale più piccolo, Devon Energy, per acquisire la Marathon Oil. In base all'accordo annunciato in questi giorni, gli azionisti di Marathon riceveranno 0,25 azioni di Conoco per ogni azione Marathon posseduta, che rappresenta un premio del 14% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni del 28 maggio, e questo conferisce a Marathon un valore aziendale di 22,5 miliardi di dollari. L'amministratore delegato della Conoco, Ryan Lance, non ha nascosto il desiderio dell'azienda di espandersi, affermando a marzo che il consolidamento era cruciale per il settore. Il nostro settore ha bisogno di consolidarsi, ci sono troppi giocatori, le dimensioni
contano, ha affermato in un'intervista alla CNBC. Bene, è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e ci risentiamo la settimana prossima con Mai Dire Blackout. Se questo podcast ti è piaciuto, puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info/podcast.